Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del TG Web di diregiovani.it. Renzi e Giannini twittano, sì ai bonus per docenti. Firmato il decreto sulla carta elettronica dei docenti, 500 euro per la loro formazione. A darne notizia è Matteo Renzi via Twitter. A fare eco al Premier con un altro tweet è il ministro dell'istruzione Stefania Giannini, un'altra misura concreta della buona scuola. Questo è il cinguettio della titolare del ministero di Viale Trastevere. L'annuncio del bonus per la formazione dei prof era stato fatto a sorpresa la scorsa settimana dal ministro nel corso del suo intervento a Zapping su Radio 1. Rispondendo a una domanda, il ministro ha ribadito che il contributo è ormai legge e che per quest'anno sarà dato in busta paga, forse già a ottobre. Lorenzo Fragola è doppio platino al suo Siamo Uguali. Lorenzo Fragola conquista il doppio platino per il singolo Siamo Uguali, presentato al Festival di Sanremo e che lo ha consacrato artista rivelazione dell'anno. Un altro prestigioso traguardo che si aggiunge al disco d'oro dell'album esordio 1995, al doppio platino per The Reason Why e al platino dell'ultimo singolo Fuori c'è il sole, uno dei brani più trasmessi delle radio che ha fatto cantare tutta l'Italia durante l'estate e il cui video conta più di 10 milioni di visualizzazioni. Intanto il 1995 il tour ha già registrato il sold out nella prima data nel tour a Roma, 2 ottobre all'Atlantico, a Napoli 3 ottobre Casa della Musica e a Milano il 2 ottobre ad Alcatraz. Il tour che vedrà impegnato Lorenzo in tutta Italia si concluderà nella sua città con un appuntamento speciale il 20 dicembre al Pala Tupparello di Acireale. iOS 9.1, un milione a chi riesce a violarlo. È in circolazione da martedì scorso, ma già sulla sua testa pende una taglia di $1 milioni. Si tratta del nuovo sistema operativo Mac iOS 9.1, finito nel mirino della società di cybersicurezza Zerodium, che sfida gli hacker a scoprirne le vulnerabilità. Chi voglia cimentarsi con la sfida, si legge nelle condizioni poste da Zerodium, deve scovare una falla di sicurezza in iOS 9 che consenta di controllare iPhone e iPad attraverso una pagina web visitata dall'utente o un semplice SMS, in modo da permettere di installare un'applicazione sui dispositivi all'insaputa dei legittimi proprietari. Chi riesce ad hackerare il sistema operativo deve poi impegnarsi a rilevare la vulnerabilità scoperta esclusivamente dall'azienda. Netflix arriva anche con Vodafone. Dopo l'accordo annunciato nel giugno scorso tra Telecom e Netflix, che prevede il lancio del portale in Italia a ottobre, il colosso americano della TV online ha messo a segno un altro colpo, con Vodafone stavolta. L'accordo, sottolineano le due società, consolida la loro partnership, già attiva nel Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Irlanda, Nuova Zelanda e da ottobre in Spagna. Vodafone Italia lancerà offerte promozionali esclusive che includeranno Netflix con l'acquisto di servizi 4G e fibra. Gli utenti potranno sottoscrivere un abbonamento per vedere serie TV e film in alta definizione su televisori, computer, smartphone e tablet, ma anche su molte console per videogiochi connesse a internet e TV box. Al Colosseo è ancora vandalismo, fermata una turista. La maleducazione dilagante dei turisti torna a colpire il Colosseo. I carabinieri della stazione Roma Piazza Dante, in servizio di pattuglia presso la stazione mobile in Piazza del Colosseo, hanno denunciato a piede libero una cittadina austriaca di 40 anni, con l'accusa di danneggiamento aggravato su edifici di interesse storico ed artistico. La donna, nei giorni scorsi, è stata sorpresa da personale della vigilanza interna del Colosseo mentre stava incidendo le lettere MDS con un coltellino svizzero sul pilastro farnese numero 58 del monumento. Fermata dai carabinieri, la quarantenne è stata identificata e accompagnata in caserma per essere denunciata a piede libero, sequestrato anche il coltellino usato per incidere le lettere. Questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!